dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Oltre Possiamo, tragicomica oltre Padana, sta per arrivare anche a Voghera lo spettacolo che si è schierato decisamente e fortemente contro l'inceneritore, che ha già fatto tappa in diversi comuni dell'Oltrepò Pavese, della provincia di Pavia e non solo. Siamo con Marco Liva, uno degli attori di questo spettacolo. Intanto un bilancio, perché avete fatto parecchie date. Come è andata in questi mesi? È andata, diciamo, oltre le nostre aspettative, perché siamo in un territorio dove chiaramente non c'è una cultura teatrale, quindi magari le persone, vedendo uno spettacolo teatrale, non percepiscono subito qual è l'intento, diciamo. Il bilancio è stato positivo perché tra tutte le date sono venuti più o meno 1100, abbiamo passato i 1100 spettatori. Oggi siamo qui a Varzi e giovedì prossimo a Voghera immaginiamo che ci sia una sala abbastanza piena, insomma. Anche perché il Teatro Arlecchino, insomma, è parecchio capiente, quindi l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare ovviamente a questo spettacolo, anche perché l'obiettivo è più che nobile. Siamo qua sul palco della Casa dei Servizi di Varzi e siamo con quattro delle attrici dello spettacolo di cui vi stiamo parlando, che in questi giorni a Varzi e che arriverà anche a Voghera al Teatro Arlecchino. Ciao, benvenute. Grazie. Ciao. Ma cosa ne vogliamo fare di questo peperone vogherese? Cosa ne vogliamo fare? Dimmelo tu. Allora, di questo peperone vogherese vogliamo farne un momento che rientra all'interno di quello spettacolo, di questo spettacolo in cui ci rapportiamo un po' con quelli che sono i prodotti tipici di questa zona. Quindi ci sarà il peperone di Voghera, ci saranno mele. E ancora le mele della Valle Schizzola! Il miele! Ma quante ghiottonerie! Il salame di Varzi e poi a un certo punto comparirà un prodotto inatteso che, se le cose non andranno esattamente come noi speriamo, probabilmente andrà a far parte di questo paesaggio e di questo luogo esattamente come gli altri, che è lo pneumatico. Quindi serve un po' per ricordarci da dove veniamo, serve un po' per ricordarci quello che abbiamo scelto di coltivare in questo luogo, quindi le culture alle quali siamo legati, insomma, questo. E dire no al risotto peperoni e pneumatici. Esattamente, dire no e soprattutto ricordarci che, appunto, come diciamo anche all'interno dello spettacolo, il nostro passato ambientale, che quindi è fatto anche delle scelte proprio alimentari, agricole, tutto, è il nostro passato storico, quindi se compromettiamo quello diciamo che siamo un po' a rischio. Com'è nata l'idea di organizzare questo spettacolo che appunto state portando in giro per i teatri e non solo? È nata da un'empatia che si è creata nel momento in cui ho iniziato a seguire alcune riunioni del comitato e lì mi sono chiesto, ho visto delle persone molto, molto impegnate, veramente di cuore. Mi sono chiesto in noi che cosa potevamo fare, e da lì questa spinta che abbiamo sentito proprio di pancia, di cuore, abbiamo iniziato a pensare che cosa, come potevamo arrivare ad un pubblico anche trasversalmente rispetto ad un'informazione più canonica di informazione, sta accadendo questo, fate attenzione, ok. E quindi ne è nata questa forma di rappresentazione che insomma penso che stia avendo un certo effetto, insomma. L'obiettivo era proprio di andare a toccare l'identità delle persone, insomma, di fargli sentire che cosa significa difendere il proprio bene comune insieme ad altre persone. Quindi da quello che io ho raccolto dal comitato ne è nato poi un lavoro molto, molto articolato. Per voi com'è affrontare un argomento così importante, insomma? Ovviamente è uno spettacolo teatrale, c'è leggerezza, ma è ovvio che la base è più che importante, no? Sì, diciamo che c'è anche una forma di responsabilità
chiaramente. È uno spettacolo che vorrebbe, e ci sta riuscendo penso, vorrebbe far capire alle persone che è importante unirsi per ottenere qualcosa che è un diritto, che è la difesa di un territorio, di un certo modo di vivere. La farina del mulino di Voghera! E soprattutto difendersi dall'invasione di un potere che guarda soltanto all'aspetto economico, che guarda soltanto alla speculazione di pochi. Ecco, contro questo è possibile unirsi, è possibile resistere. E quindi vogliamo proporre con ironia e leggerezza, ma anche con molta serietà, una linea di azione. E signore e signori, lo pneumatico di Re Torbido! Ma quanti prodotti, ma quanti prodotti! Uno spettacolo che può essere definito anche un po' scomodo, no? Per qualcuno. Quale tipo di reazioni, di feedback avete avuto dalle istituzioni e dagli organi che effettivamente possono agire, fare qualcosa per impedire la costruzione di questo impianto di pirolisi? Ma immagino che qualche imbarazzo per qualche politico ci sia, però diciamo che noi facciamo, come dire, all'interno dello spettacolo c'è satira, quindi è una parte nobile del fare teatro. Raccontiamo i fatti per quelli che sono, quindi non è che ci inventiamo qualcosa. Sì, c'è una chiave grottesca, indubbiamente anche surreale a tratti, ma le questioni sono esattamente come sono accadute e stanno accadendo, per cui non so, penso che anche come dire, gli attori politici debbano fare un po' più attenzione a come si spendono, a che cosa dicono, perché le persone non sono un po' stupide come potevano essere un tempo, adesso fanno molta attenzione alla coerenza, sono un po' come i bambini, cioè voglio vedere che c'è coerenza tra quello che dici e quello che fai, e credo che il popolo dell'Oltrepò stia chiedendo questo, insomma. E fortemente, anche perché il comitato No Inceneritore davvero è particolarmente attivo in maniera significativa sul territorio ormai da parecchio tempo. A proposito di persone, ovviamente lo spettacolo sta avendo molto successo, volevo sapere qual è il ricordo più bello che vi hanno lasciato le persone fino ad oggi che vi sono venute a vedere? Allora sicuramente è la partecipazione delle persone, perché replica dopo replica vediamo che comunque abbiamo visto che le persone sono sempre state più numerose, ma soprattutto più partecipative proprio anche durante lo spettacolo. Sentiamo proprio come quasi che come la sensazione è un po' quella che anche loro siano sul palco con noi, ecco, quindi perché proprio richiamiamo la loro quotidianità, la loro vita proprio qua, e quindi questo ogni volta, replica dopo replica, è sempre più è una cosa sempre più forte. È decisamente più forte, anche perché è un argomento molto sentito, come dicevi. Voghera è la prossima tappa, lo stiamo dicendo, stiamo invitando chi ci sta guardando a partecipare al Teatro Arlecchino. Proseguirete, ci saranno altre date oppure no? Oppure l'obiettivo è, diciamo, raggiunto, o speriamo che sia raggiunto. Vedremo l'effetto di Voghera, nel senso che pensiamo che sia un momento molto importante, sarà una vera manifestazione, come dire, scendiamo in teatro. Avrà la valenza di una manifestazione in piazza, ecco, questo è un po' il nostro obiettivo per il quale stiamo lavorando insieme al comitato e a tutti gli amici del comitato, e vedremo che amplificazione, che seguito avrà. L'obiettivo di questo spettacolo è che in questi mesi siamo venuti a contatto di tutte le questioni che riguardano la provincia dal punto di vista ambientale, e siccome questa provincia è chiaramente diventata una spazzatura per quello che stiamo vedendo, insomma, dalle discariche ai fanghi a tante altre questioni, c'è abbiamo visto una provincia molto sofferente. E allora vogliamo abbracciare altre questioni ambientali che riguardano tutto il territorio, non solo quello oltrepadano, per metterlo all'interno di un nuovo spettacolo che avrà come obiettivo di girare tutti i piccoli comuni del pavese. Quindi il futuro di questo spettacolo sarà proprio questa evoluzione, oltre a delle date che abbiamo in programma anche fuori regione, una a Firenze per la questione dell'inceneritore, una sarà a Callusco d'Adda il 14 di maggio, sempre per la questione di un cementificio inceneritore. Chi vuole seguirvi può consultare, immagino, le date su un sito internet. Sì, oltre un po'.it oppure la nostra pagina Facebook, oltre un po' teatro. E a proposito di persone, direi di concludere con un bel invito che facciamo a chi ci sta guardando: perché devono venirvi a vedere a Voghera al Teatro Arlecchino?
Beh, sicuramente, perché appunto parlando di partecipazione è necessario partecipare attivamente, quindi essere tutti presenti e riunirci in qualcosa che è un bene comune, quindi è la difesa del nostro territorio e bisogna assumere una certa responsabilità, quindi non soltanto stare passivi a quello che accade, ma fare qualcosa per tutti quanti insieme. Mi presento, son di Re Torbido, son contadino da una vita in un'area ormai disgraziata. C'era una fornace di mattone che ora vogliono trasformare nel padiglione del Giappone. È una bonifica del territorio, ve lo giuriamo sul nostro orgoglio mentre ci riempiamo il portafoglio. La procedura si è avviata anche se l'amico Caronte li aveva cacciati fuori dal Piemonte. Ci sono la Terzi ed il Bosone che per il bene della situazione decisero di passare all'azione. A mettere il vincolo ci penso io, no forse è meglio che lo faccia lei. Faccio io, faccia lei, faccio io, faccia lei, faccio io, faccia lei, che io me ne andrei. E come mi chiamo, cosa facciamo, ci sono in ballo 60 milioni. Pronto, 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 quanti gettoni, troppi milioni. Pronto, 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 con arriva bene l'IET. E quando sembra che siamo vicini, entrano in gioco Maroni e Salvini per non perdere i loro votini. Sensibilizzati all'improvviso, felpe foto con un bel sorriso, manco scendano giù dal Monviso. IPPCPTCP, aia vas e via da qui. Queste sigle appariscenti, mentre loro belli contenti, pensa che siamo tutti deficienti. Come ti chiami, cosa facciamo, ci sono in ballo 60 milioni. Pronto, 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 fibre d'acciaio, fanghi oleosi. Pronto, 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 con arriva bene l'IET. E per fortuna che c'è un comitato che mi sembra bello incazzato, questo schifo va fermato. Guarda quanta perversione nella mente delle persone per accrescere i loro milioni. Mi son presentato, son di Re Torbido, tra la natura e la famiglia, anche se la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulla vita dell'ambiente. Come mi chiamo, cosa facciamo, ci sono in ballo 60 milioni. Pronto, 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 quanti gettoni, troppi milioni. Pronto, 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 con arriva bene l'IET. E pronto, 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 fibre d'acciaio, fanghi oleosi. Pronto, 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 con arriva bene e l'IET. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.